Partita dura, finita il tiebreak del terzo set, come hai gestito anche le energie sia fisiche che nervose? Sì, oggi era abbastanza difficile per me perché vengo da una finale, sono arrivato lunedì sera, però i campi sono un po' diversi, sono più veloci degli altri campi che dove ci siamo allenati stamattina. All'inizio l'ho bricato subito il primo set, e ho vinto 6-4, poi al secondo set lui ha cominciato a rispondere meglio e mi ha bricato una volta, poi il terzo set abbiamo ottenuto i servizi abbastanza facili tutti e due, siamo arrivati nel tiebreak, ho avuto una palla abbastanza facile sul 2-1 e ho sbagliato quella palla sulla rete, siamo andati due pari, poi ero lì mentalmente, ho dovuto dare tutto il possibile per chiudere questa partita, perché su 5 pari abbiamo fatto uno scambio lunghissimo e poi anche il match point ho dovuto chiudere io, comunque con quelle due palle ho dovuto giocare al massimo. Beh, momento comunque di forma ottimo, come hai detto te, la finale a Bratislava, qui cominciato bene, l'obiettivo top 100 si avvicina sempre di più? Sì, adesso ancora mancano 100-110 punti, adesso c'è questo torneo, poi l'ultimo sarà Andria, spero di fare meglio il possibile per entrare nei primi 100 e anche in tabellone di Australia dopo. Beh, diciamo quasi adottato qui in Italia, come ci si sente a giocare con un pubblico amico? Sì, l'Italia è come seconda casa per me, ho vissuto per 10 anni e mi trovo bene, la gente è abbastanza aperta, sai, mi sento bene di giocare in Italia, è come a casa per me. Ultima domanda, Serie A, ci si avvicina anche a quell'impegno? Sì, questa domenica dobbiamo giocare contro Genova, in casa, al Parioli, abbiamo buone possibilità, sarà molto interessante questo incontro. Vediamo come va, possiamo anche andare in finale. In bocca al lupo per il resto del torneo. Grazie. Ciao.